Hey, ben ritrovati da AndraLink91 e benvenuti in questo nuovo evento per Yo-Kai Watch Puni Puni. Oggi abbiamo l'evento dei portali bizzarri e a capitanare questo evento abbiamo lo Yo-Kai Gran Re Pirata Barbademone, che non è altri che Komashura con la barba e pirata. È uno di quegli Yo-Kai che si accoda a quelli che abbiamo già visto, come appunto Nonno Fame Giovane, Gilgador Femmina, qua Bel Pesce, e poi ci sarà anche un altro Yo-Kai che dovrebbe essere comunque sia o un robot o uno Shogu, e penso che sarà uno Shogunian, comunque sia un'altra forma alternativa che poi serviranno per andare, credo, a combattere uno Yo-Kai più importante, ma vedremo poi nel corso degli eventi, fra una mesata, due, dovremmo sapere chi sarà quest'altro Yo-Kai che andrà ad accodarsi a quelli che abbiamo già. Come vediamo poi, questo nuovo Komashura è uno Yo-Kai di rango ZZ, molto forte. Il suo Energimax, vediamo un po' com'è. Poi tra le altre cose abbiamo anche nuovi ranghi Z, nuovi ranghi S, S, S. Le missioni per questo evento le ho già controllate, sono semplicissime, quindi anche questa volta non ve le dirò perché non c'è niente di strano. Iniziamo allora con i portali bizzarri. Ah, gli stage segreti vi devo dire. Per aprire il primo stage segreto dovete completare il livello 23 con solo Yo-Kai della tribù splendente, quella con il cuore. Per aprire il secondo stage segreto dovete completare il livello 45 con Gyakujo, che è questo Yo-Kai qui. Basta che lo mettete in squadra e completate il livello. Rabbiotonno però è uno Yo-Kai che compare solo in alcuni livelli e compare raramente. Compare nei livelli 4, 6, 9, 12, 16, 19, 23, 24... 27, 29, 33, 36, 40, 41, 44. Le quest per questo evento invece sono: completare il primo livello, completare il boss del livello 13, completare 5 volte una stanza del mini boss, completare quindi 2 volte la stanza del boss di questo evento. La stanza del boss è nera, mentre la stanza del mini boss è chiara, quindi si riconoscono. Poi sconfiggere lo stage 45 senza usare continua, completare i 7 livelli della stanza del mini boss e partecipare almeno una volta all'attacco al punteggio. Ovviamente dopo aver sconfitto per il primo livello, oltre a completare anche la quest, si aprirà anche un portale bizzarro che ci condurrà, non so se alla stanza del reward o alla stanza del mini boss. Dovrebbe essere comunque alla stanza del mini boss. E a quanto pare per la prima stanza ci danno sempre 100 ore, non ho idea del perché, e non scadono, 100 ore fisse. Questa è la stanza del mini boss e non possiamo curarci. Quindi la stanza del mini boss appare in questa maniera, quella del boss dell'evento appare più scura. Quasi un nero, più sul viola. Ecco, lei è il boss, vediamo un po' come si chiama. Amaokami. Amaokami. Forse ha a che fare con i coralli che ha in testa? Ah, lei è la versione estiva dello Yo-Kai che sta sul roccafaccione. Mi sfugge il nome al momento. Che poi tra l'altro l'ho usata tantissime volte come curatrice mentre facevamo le live sul 3. Ah, anche la musica è piuttosto evocativa. Praticamente lei è il boss che tutti odiamo affrontare perché è un boss ovviamente del livello acquatico, però stranamente i livelli acquatici hanno le musiche più belle dell'intero gioco, quindi alla grande. Ovviamente dalla ricompensa speravo in punti Yo-Kai, ma penso che sia anche questa scriptata. Ci dà una medicina che servirà poi appunto per giocare l'evento e per aiutare anche gli amici. Per aiutare gli amici poi, ecco, possiamo già andarlo a vedere, consumeremo l'1% di vita. A quanto pare questo qui sta già affrontando il big boss. Quindi gli diamo un percentile di vita anche a scoro 99 e bon. E con questo completiamo la missione, insomma, di aiutare gli amici.
e poi per aver aiutato gli amici riceviamo anche dei punti yokai come ricompensa. Eccoci ancora una volta nella stanza delle reward. Ecco, questa è la stanza del boss, proprio quello che volevo mostrarvi tra le altre cose. Quindi con questo l'evento poi andiamo a fare qualche slottata e concludiamo qui. Oh, perfetto, affrontiamo Kappa-chan, praticamente un Kappa femmina, e ovviamente l'hanno disegnato super kawaii e loli, così almeno attirano una fanbase di otaku sudaticci. Bene. E ricordate, i veri otaku sono solo in Giappone, ed è un termine dispregiativo. Mi raccomando, usatelo stando molto attenti. Non so a cosa servono queste bolle, anche perché non ho letto il consiglio di Whisper, ma non penso servano a qualcosa. E di certo poi Whisper ti fa lo spiegone della vita, quindi ci voleva anche mezz'ora. Ecco, si sono quasi viste le mutandine, quindi insomma siamo proprio top loli, FBI open up. E ci danno 80 punti yokai. Oh, questi sono i punti che dobbiamo farmare in questo evento. Farmare in questo evento è di una noia. Ecco, ovviamente la prima ricompensa è una medicina, perché il gioco è braccino. Però insomma dopo ci danno anche dei punti, 200, 300, fino a un totale di 500, insomma, almeno quello. Bene, ovviamente prima di passare alle slottate, un'ultima cosa, vedete qui ci sono dei livelli, livello 1, 2, 3 e via via discorrendo. Ovviamente significa che dovete battere tante volte quante richieste dal livello, in questo caso 24, per sbloccare le ricompense. Battere 24 volte il livello del mini boss. In questo caso il mini boss è Amaokami. Addirittura per provare a prenderlo bisogna battere il suo livello 25 volte. Mentre per prendere Kappa-chan bisogna battere il suo livello 9 volte, ovvero il suo livello boss per 9 volte. Quindi non è affatto facile. Ma che video sarebbe poi senza slottate? Però c'è una cosa che mi lascia un po' perplesso. Praticamente, qui si può slottare e trovare un SS sicuro. Però devi pagare. Si paga 120 yen a slottata. Praticamente un euro. Posso capire che ad alcuni può dare una mano, però allora scusatemi, mettete un tripla S visto che bisogna pagare. Non lo so raga, a me mi dà un po' fastidio sta cosa. Comunque, facciamoci due slottate. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosina, se la dea bendata mi arriderà anche questa volta. Potrebbe arridermi molto volentieri. Uila! Vediamo un po'. Un doppia S! Vediamo un po', questo è nuovo. Ah, da mare. Va bene, ci sta. Ci sta. Probabilmente non lo userò mai, ma bah. Diciamo che più che cercare la rarità mi servirebbe qualcosina che possa aiutarmi nell'evento, non per forza, però buona, buona anche questa slottata. Apriamo tutto. Oh yeah! Guarda un po' chi c'è, il triple S per questo evento. Non è l'unico triple. Aspetta, no, c'abbiamo anche. Abbiamo anche l'Eufo. Aspetta, ma un altro SS che è lo stesso di prima. Lei arriva a 952 di attacco, quindi non è malaccio. Inoltre aumenta i danni e riduce i danni subiti. Quindi top, top per questo evento. Però poi abbiamo il Leo Fuoco di questo evento, che praticamente ti aumenta del 3000% i danni che fai. Tra l'altro abbiamo anche una moneta che penso ci faccia fare una slottata multipla. Non so come funziona con questa moneta.
Sì, una slottata multipla. Bene, abbiamo anche una d'oro, vediamo un po'. Questa ce l'hanno data poco prima che cominciasse l'evento. Ah! Attenzione! Questo DPS non me lo ricordavo, di Shadowside. Già ne avevo uno buono. Più che altro mi interessa l'Esfera Sacra. Insomma, voi la mappa la vedete qui ancora incompleta, però quello che volevo mostrarvi ve l'ho mostrato. La stanza del mini boss, la stanza del boss, la stanza delle ricompense e anche come dare i punti agli amici, quello che ho trovato nella slot, le ricompense che si possono prendere qui quando completate un certo livello. Insomma, vi ho fatto vedere tutto quello che l'evento aveva da offrire. Io come sempre quindi vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch Puni Puni. Come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!